Finalmente, finalmente posso fare un video in piedi, perché quest'oggi sono da solo e sto registrando questo video praticamente a tre quarti di quando ho registrato questo video. State per vedere una cosa molto particolare e la miniatura e il titolo purtroppo non sono clickbait. Abbiamo davvero lanciato il nostro gioco di nascosto ed è andato malissimo. Tra poco vi racconto tutta la storia, però state per vedere un video molto particolare, perché è narrato nelle giornate, cioè praticamente registravo i vari pezzi di questo video man mano che capitavano le cose. E quindi avrete tipo una settimana di narrazione di quello che è successo con questo lancio segreto del gioco, con l'umore, quello che stava accadendo, i nostri pensieri, tutto quanto. Sarò da solo perché per praticità l'ho registrato da solo io, perché così faremo star lì a prepararsi tutte le volte. Insomma, sapete che ragazzi ci mette un po' di più a prepararsi. Ho detto facciamo così che a me non sbatta. Quindi sono da solo, sono in piedi e racconto un arco narrativo pian piano registrando in varie giornate. È una roba strana, però mi ha divertito un sacco da registrare e sto facendo l'intro quando ho registrato tipo 5 giornate in 5 giorni diversi, ma non è ancora finito il video, quindi non so come finirà, se c'è il lieto fine, se non c'è il lieto fine, non lo so, è figo anche per quello, quindi buona visione, ma vi dico questo, se state guardando questo video vuol dire che il nostro gioco è ufficialmente uscito. A schermo il nome per cercarlo, perché non so come tradotto in italiano, sinceramente ce l'ho solo presente in inglese il nome, e trovate anche il link in descrizione. Se ne avete voglia andate a giocarlo, anche se avete già giocato, perché alcuni di voi hanno scoperto dell'uscita del gioco, perché era segreto il lancio, ma non segretissimo, tipo NASA, cioè era segretino, mettiamola così. Quindi anche se avete già giocato, rientrate a già giocare, perché oggi, se questo video è uscito, è perché stiamo facendo il lancio quello grosso, e più giocatori ci sono in contemporanea che giocano per più tempo possibile, più l'algoritmo apprezza il nostro gioco e lo spinge di più. Quindi se ci volete dare una mano, entrate, anche se avete già giocato, mettetevi lì, giocate un pochino, godetevi un po' il gioco, e quando chiudete ricordatevi di lasciare like a gioco e supportateci in questo modo. Non c'è bisogno di shoppare, se volete farlo, grazie mille, ma non c'è bisogno, basta supportarci anche così, semplicemente stando dentro il gioco, giocando per tanto tempo, lasciando un bel like al gioco, non al video pazienza, fatelo se ne avete voglia, e quindi se ne avete voglia davvero fate questo, ci date una mano gigantesca per cercare di far andare il meglio possibile questa esperienza, che però è partita nel peggior modo possibile, e adesso vedrete il me del passato, tristissimo, che vi racconta il day one del gioco. Buon divertimento. Salve, sono le 21 del 2 maggio. Oggi è uscito il nostro gioco, lo abbiamo fatto tra l'altro di nascosto perché volevamo testare con utenti di tutto il mondo come sarebbe andato, ed è andato malissimo. Ve la racconto al volo e registro volissimo questa cosa, perché secondo me nei prossimi giorni sarebbe diversa l'energia rispetto ad oggi. Però tendenzialmente quello che è successo è che alle 13 di oggi, tra l'altro sono in piedi per la prima volta, è bellissima sta cosa, alle 13 di oggi abbiamo ufficialmente pubblicato il nostro gioco. Però l'abbiamo pubblicata alle 13 e non è entrato nessuno per tipo i primi 30 minuti, infatti ho delle clip molto divertenti dove siamo dei forever alone. E dopo una mezz'oretta ho detto, ok, paghiamo un pochino di AdSense di Roblox, quindi praticamente il sistema di pubblicità di Roblox, così entrano un po' di utenti e vediamo come va, perché avevamo bisogno, cioè il nostro obiettivo era facciamo un lancio segreto non sui nostri fan, che ovviamente tendono a giocare di più il gioco perché è nostro, ok? E invece volevamo vedere sui player normali come sarebbe andata, per sistemare tutto ciò che c'è da sistemare prima di fare il lancio vero, quello cicciotto, dove abbiamo bisogno della vostra forza, quindi in questo momento, per fare andare il gioco il più virale possibile, ok? Quindi abbiamo pubblicato, non se ne è filato nessuno di nessuno, proprio neanche un utente, 0 di 0, e abbiamo detto ok, diamo un po' di pubblicità e vediamo con i primi utenti cosa succede. Per qualche motivo sono entrate 2200 persone in contemporanea, cioè pensavo che la pubblicità portasse meno gente e la portasse più durante la giornata, invece li ha raggruppati tutti assieme in un unico momento, è entrato un sacco di gente, quindi ci siamo trovati all'improvviso da essere forever alone a 20 minuti dopo avere 2200 giocatori in contemporanea. E lì per lì è fighissimo, perché su Roblox è veramente tanto, ok? E ho detto, bene, figata. E però hanno iniziato ad aumentare i dislike, abbiamo iniziato ad osservare i player che c'erano in gioco che morivano anche a livello 1, a livello 2. E praticamente quello che è successo è che nel giro di tipo un'ora da 2200 giocatori in contemporanea siamo arrivati tipo a 300. E il motivo è che il gioco risulta troppo complicato per gli utenti probabilmente principali di Roblox.
E noi sapevamo che questo gioco sarebbe stato più per i ragazzini. Cioè, noi puntavamo più al target magari 12-16 anni, che è più bravo a giocare. Però Roblox tipo arta gli utenti che vuole lui. E quindi, diciamo, è arrivata una marea di gente. Questa marea di gente ha lasciato un bel po' di dislikes al gioco e se ne sono andati. E da lì il gioco poi è tornato pian piano inesorabilmente a morire nella giornata. In questo momento in cui sto registrando alle 21 abbiamo 23 utenti attivi. Erano 2200. E una cosa divertente è che in totale 9100 visite, quindi 9100 volte è stato giocato il nostro gioco oggi, e soltanto 59 volte è stato finito. E ci siamo anche io, Guerra e Fere, quindi in realtà tipo 55 player hanno finito il nostro gioco su 9000. E quindi la prima giornata è stata un po' problematica. La cosa interessante, a parte diciamo un po' la demoralizzazione iniziale, perché tu aspetti 5 mesi, lo lanci, arriva un sacco di gente che dici wow, bello, e poi vedi come viene disprezzato brutalmente perché non riescono a giocarlo, perché non hanno la capacità di giocare un gioco del genere, ed è stato veramente demoralizzante. Quindi le prime ore è stato un po' di depressione, di quasi fermarsi da lavorare oggi. E poi abbiamo detto ok, che dobbiamo fare? Come lo sistemiamo? E l'idea che ci è venuta è, vabbè, a questo punto le cose sono due. O lo semplifichiamo, ma lo dovremmo semplificare tantissimo, perché la gente riusciva a fare dei livelli lì che per me faccio forse anche da bendato, non sto scherzando. Ho giocato da telefono, ho giocato da PC, ho giocato in tutti i modi e non ho problemi e non li reputo neanche difficili oggettivamente, però evidentemente il player medio di Roblox è proprio scarso, e l'abbiamo sempre detto, ci abbiamo sempre scherzato sopra. E quindi ho detto, ok, la cosa migliore allora fare due difficoltà. Facciamo quella facile e quella difficile, e uno sceglie semplicemente qua a giocare. E quindi niente, abbiamo organizzato tutto per sviluppare questa cosa. Adesso dovremo riuscire a farla entro sabato, quando vedrete questo video ci sarà già. Però questo era il conto del giorno 1. Sembrava per un attimo che potesse andare bene, e invece come ogni cosa nella nostra vita è stata una schifezza. Però è interessante, perché il mondo reale è questo, non, i sogni sono soltanto sogni, la vita reale è fatta di ceffoni e dramma nei denti, ed è quello che anche oggi nella nostra vita ci siamo presi. PS, non c'è fare in questo pezzo di video perché sono le 21, non è truccata né nulla, quindi sto facendo io al volo, però parlo per entrambi tanto in questa situazione. E quindi niente, queste cose mi ricordano sempre qual è il mondo reale. Un mondo difficile, un mondo dove nulla ti deve niente, dove potrebbe andare tutto male anche se ci hai messo anima e corpo per 5 mesi, per un anno, per 2 anni, per 10 anni, per quanto vogliamo. E quindi l'unica cosa che puoi fare è riprenderti, e ragionare su cosa non funziona e sistemare. E adesso è quello che proveremo a fare questi giorni. E a quel punto vi parlo del futuro, ma sarà il prossimo pezzo di questo video, e vi faremo sapere come sono andati i prossimi tentativi di spinta sul, diciamo, pubblico mondiale, ok? Dopo aver modificato le cose come ha messo l'Easy, eccetera, eccetera. E solo quando vedremo che lì va abbastanza bene, faremo questo lancio ufficiale e uscirà anche questo video. E quindi, niente, ci vediamo con i prossimi pezzi. Però il day one è stato questo, e ci tenevo a registrarlo, diciamo, con le sensazioni pure della giornata stessa e non nei prossimi giorni, dove comunque metabolizzi, elabori e così via. È stata una schifezza, ma la differenza dovremo farla andando avanti, superando queste delusioni e queste difficoltà. È così, è questo il mondo reale. Le favole stanno soltanto nelle favole, il mondo reale è sta roba qui, e dovremo superare anche questo. Quindi ci vediamo col prossimo pezzo. Eccoci qui, giornata numero 2 dal lancio segreto del nostro gioco, che così tanto segreto non è stato perché ha scoperto un sacco di gente. Mi sta piacendo un botto registrare questo video nelle giornate, in piedi, è bellissimo, mi piace un sacco fare questo video. Allora, vi racconto quello che sta accadendo al secondo giorno. In questo momento sono le 15.30 del giorno 2, in questo momento ci sono 16 giocatori online, molti pochi. E credo che dei 16, tipo 12 sono nostri fan che hanno scoperto che è uscito il gioco in modo segreto. Quindi
praticamente non c'è nessuno se non i nostri fan. Detto questo, quello che stiamo facendo adesso è lavorare a delle modifiche per il gioco, per cercare di sistemare i problemi che abbiamo avuto, quindi per semplificare per i giocatori che riescono a giocare e modificare un po' di problemini che ci sono stati. Quindi stiamo fissando dei modi per skippare dei livelli, stiamo cercando di sistemare il fatto che se ti muovi troppo velocemente a sinistra e a destra puoi morire con la tua stessa scia, o se usi delle scie speciali che ti fanno correre tanto veloce potresti morire. Insomma, stiamo cercando di sistemare varie cose mentre cerchiamo di lavorare a una modalità di gioco aggiuntiva, dove praticamente tu quando entri in gioco puoi scegliere modalità facile, modalità media, o sarà facile e difficile, siamo ancora indecisi su come chiamarle. E quindi praticamente facciamo la versione per Super Nabbi Nutellini, che daremo in pasto ai bimbetti di 6 anni di tutto il mondo che entrano dentro il gioco e che poi ci mettono un dislike se il gioco è troppo difficile. In questa maniera non snaturalizziamo il nostro gioco, perché vogliamo che sia una vera sfida, che sia difficile, che sia complicato, ma diamo un'alternativa, quindi la modalità facile che possono semplicemente cliccare e giocare, a chi semplicemente non riesce a giocare a questa difficoltà. Quindi questo è quello che stiamo facendo. Rispetto a ieri stiamo meglio, perché come sempre quando ti arriva un problema addosso, il punto alla fine è trovare il modo di contrastare il problema, cioè di reagire, di dire ok, il problema c'è, non è che sparisce, però so come fronteggiarlo. Quindi la differenza che c'è tra ieri e oggi è che abbiamo in mente come fronteggiarlo. E magari andrà male, magari non funzioneranno neanche queste cose, però ci proviamo. E vi dico, i prossimi giorni in cui aggiornerò sarà praticamente finire la modalità easy, mandare app, tirare di nuovo un po' di pubblicità, vedere di nuovo come va il gioco, e se andrà tutto bene faremo il lancio ufficiale, facendo anche uscire questo video e tutti i video dove giochiamo al gioco, eccetera eccetera. Se andrà male sistemeremo le altre cose, continuerà questo ciclo e questo video durerà un sacco, non lo so. Comunque questo è lo schema e quindi vi tengo aggiornati. Ehi, salve, rieccoci. Oggi è il 6 maggio, ho saltato sabato e domenica, dove non ho registrato nessuna clip e nessun aggiornamento, e oggi invece ne farò due, perché vi aggiornerò su sabato e domenica e più tardi vi aggiornerò su questa giornata, che potrebbe essere molto importante per il gioco. Speriamo, in questo momento posso dire solo quello. Cos'è successo nel weekend? Perché non ho fatto altre clip? Perché tendenzialmente siamo andati in all-in full lavoro per andare a mettere la modalità easy. Quindi praticamente tu potrai entrare nel gioco e scegliere fin da subito, ehi, modalità semplice, modalità difficile, e poi potrai, dopo che la scegli inizialmente, cambiarla dalle impostazioni. Questo perché appunto abbiamo visto che gli utenti avevano troppa difficoltà con il gioco, quindi abbiamo detto non snaturalizziamo il gioco, quindi non rendiamolo più semplice, piuttosto facciamo due modalità da cui sceglie il giocatore se giocare in easy o in hard. È stato complicatissimo, 20 ore di lavoro in 2 giorni, sabato e domenica tra l'altro, quindi grazie al nostro scripter, è stato fantastico, ma abbiamo dovuto ribilanciare tutto, ritestare tutto, riprovare tutto, insomma è stato doppia giornata di pura follia per fare l'update, con l'obiettivo appunto di arrivare ad oggi e fare il nuovo lancio, sempre tra virgolette segreto, perché non è totalmente segreto ma quasi, per vedere come va il gioco e a quel punto decidere se fare il lancio ufficiale. Il punto che cos'è? Che è stato tutto più complicato del previsto, però comunque ce l'abbiamo fatta. Mentre vi sto parlando, che è tipo, sono tipo le 2 del 6 maggio, mi sto incasinando un casino a dire le date, tutto quanto, si capirà una mazza, mi dispiace. Però in questo momento, mentre sto parlando, abbiamo la modalità easy totalmente funzionante per entrambi i mondi, stiamo finendo di inserirla in gioco, stiamo finendo le ultime cose, a quel punto la mandiamo up. Testiamo un attimo, vediamo se c'è qualche bug e se va tutto bene facciamo il secondo lancio ufficiale a livello, diciamo, international, senza ancora dire nulla di ufficiale a voi, sempre con l'obiettivo di ottenere dati, capire se il gioco va bene e poi nel caso fare il lancio ufficiale, sperando che a sto giro vada meglio la prima volta, ma credo che sia facile che vada meglio la prima volta contando come è andata la prima volta. Stiamo a vedere, quindi ci rivediamo, per voi sarà un click, per me saranno un bel po' di ore e vi farò sapere com'è andato questo secondo lancio. :17 in questo momento del 6 maggio, sono giustamente in pigiama perché è tardi e abbiamo fatto il nuovo tentativo di lancio, di nuovo sul pubblico estero per vedere come va il gioco grazie alla modalità easy. È andato malissimo, è andato male, 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 male di nuovo, però sono contento di come l'ho presa. Veronica è depressa, Guerra è depresso, sono tutti depressi in questo momento, però l'ho presa bene sinceramente, perché mi sta proprio venendo ormai la sfida contro i Nutellini. Cioè, vi spiego quello che è successo, molto brevemente, molto semplice. Noi abbiamo appunto lavorato 30-40 ore durante questo weekend per fare l'update per oggi,
dove la gente poteva scegliere tra easy e hard. E easy è facilissimo, e quindi abbiamo detto, dato che ci sono i bimbetti nutellini super scarsi a giocare a Roblox che non gliela fanno proprio, mettiamo l'easy, lo facciamo super mega semplice, si giocano il gioco così, e chi invece è bravo si gioca il gioco in hard e tutti si divertono. Ha senso, no? Tipo l'80% metteva hard anche se non sapeva fare tre salti di fila, e quindi praticamente morivano e quittavano. E abbiamo avuto 2600 giocatori in contemporanea, e mezz'ora dopo erano 100, perché hanno quittato tutti. Ed è super deprimente vedere questa cosa, è deprimente perché è la seconda volta che succede, ed è deprimente perché ci abbiamo lavorato 30-40 ore a fare questo update ed è stato completamente inutile. La gente non superava livello 3 e livello 4, ma il problema è che quasi tutti stavano selezionando a metà, e quindi è normale che non li superavano, perché anche prima li superavano, però per qualche motivo pensano poi di essere bravi quando non sanno fare tre salti in croce e perdono. E quindi il secondo lancio è stato un altro ennesimo flop. E questo video durerà tantissimo, perché io non posso pubblicare questo video finché non arriviamo a situazioni in cui smette di fare flop. E quindi possiamo finalmente dirvi: ehi, il gioco è up! Per avere più gente possibile che gioca in contemporanea. E niente, abbiamo già pensato alle soluzioni. Ho pensato, mettiamo da mobile, che dove mediamente, non sono tutti, ma mediamente ci sono i giocatori più scarsi, che non c'è il pop-up all'inizio per scegliere easy o hard. E partono con easy già impostato, non scoprono che c'è la difficoltà hard perché sta nelle impostazioni per poterla cambiare, quindi almeno giocano in easy. Il secondo problema però è che non capiscono il livello 4, perché non capiscono che devono trasformare tutti i blocchi per aprire il portone. Si bloccano tutti là, ci sono due cartelli, ce n'è uno gigante prima che inizi il livello e uno dove c'è il portone, perché abbiamo detto, se trovano il portone chiuso c'hanno il cartello, lo leggono e ti dice: ehi, se non è aperto, torna indietro. Niente, si arrampicano nelle montagne come le caprette. Io volevo fare... Non lo dico, non dico nulla, è tardi, potrei dire le cose che non devo dire. Fatto sta che quindi cambiamo anche livello 4 solo per l'easy, a prova di scemo, cioè praticamente ci sarà solo un parkour, quindi facendo il parkour si è obbligato a passare su tutti quei blocchi del parkour e quindi si apre il portone. Perde il senso di livello? Sì. Ci posso fare qualcosa? No, perché sono cretini. E niente, quindi faremo questi tentativi. Domani tra l'altro proviamo a lanciare il gioco su un target più alto, vedendo se funziona il sistema di età di Roblox, scopriamo anche quello. E vedremo come andrà il terzo lancio, che teoricamente facciamo domani, che sarà 7 maggio. E spero sarà l'ultima parte di questo video e che poi esce il gioco, perché non ce la faccio più. Non li sopporto più, vi prego, venite a prenderli tutti, non lo so. Ci vediamo con la parte di domani. E rieccoci qua. Non mi ricordo l'ultimo giorno in cui vi ho parlato, penso fosse il 6 di maggio... Oggi è 9 di maggio e questa è l'ultima clip di questo video. E vi vorrei dire che c'è lieto fine, che alla fine poi il gioco è andato. Non è andata così. E sono felice di... Sono veramente felicissimo di questo video, perché è come se fosse la parte concreta delle cose di cui magari vi parliamo nei video in questo canale. Era un farvi vedere cos'è davvero lavorare ad un progetto, cos'è davvero impegnarsi in una cosa e poi vederla comunque andare male, il modo in cui reagisci, il modo in cui prendi le cose, insomma, sono felice di questo video, mi piace veramente un sacco. E finalmente, teoricamente, vedrete questo video, perché cosa è successo? Abbiamo finito di fare dei cambiamenti, abbiamo finito di far tutto e abbiamo capito che tendenzialmente il gioco in questo momento ha un semplice problema, ovvero che non abbiamo uno strumento tramite Roblox, dall'Ads Manager, dove appunto puoi sparare il gioco eccetera eccetera, per comunicare al target che ci serve, perché praticamente per qualche motivo lo strumento non funziona bene e manda il gioco solo a bambini di 6 anni, ok? Quindi il risultato è molto semplice, è come se tu metti Game of Thrones su Boeing, cioè è la stessa cosa, cioè il nostro gioco è fatto per ragazzi, adolescenti, giovani adulti eccetera eccetera, quello è il target in ambito di difficoltà, in ambito di gameplay e così via, e però arriva ai bambini di 6 anni e giustamente non è per loro, quindi a loro giustamente non piace. Quindi quello che abbiamo pensato è: ok, sai che c'è? Va bene così, usciamo ufficialmente col gioco, lo diamo in pasto a voi che siete il target per cui il gioco è adatto, vediamo cosa succede e nel mentre continuiamo a studiare, andando a vedere delle case history internazionali su come cercano di far partire un gioco e su come lanciano un gioco, perché tanti giochi su Roblox hanno il target a cui vogliamo parlare noi. Mi viene in mente Dusty Trip, che è esploso negli ultimi mesi, non è per bambini di 6 anni, non si capisce una mazza se c'hai 6 anni.
E quindi dobbiamo semplicemente capire. Di conseguenza, ma neanche troppo triste, devo dire. Ormai l'ho presa già nel modo giusto. Dobbiamo continuare semplicemente a lavorare, continuare a provare. Quindi dipende tantissimo da voi, diciamo, questa prima fase a questo punto del gioco, perché con, diciamo, la parte Roblox ufficiale non abbiamo nessuna chance. Quindi in base a quanto supporterete il gioco voi potrebbe cambiare qualcosa, e dopodiché noi, mentre studiamo, per cercare altri metodi e altri sistemi per cercare di far andare ulteriormente il gioco. Quindi niente, continuiamo a studiare, continuiamo a lavorare, continuiamo a provarci. Stiamo già sviluppando due nuovi giochi. Nel frattempo vogliamo continuare ad aggiornare questo, fare degli eventi, faremo delle cose veramente fighe. Le vedrete nelle prossime settimane in questo canale e negli altri nostri canali. E per ora ci fermiamo. Spero sia stato interessante questo diario di bordo. Non credo che sarà l'unico video che facciamo così, perché mi sono divertito. È stato figo da fare, è molto più concreto rispetto a quando semplicemente parliamo di argomenti. Quindi mi piace questa roba qui. E sono anche felice di farvi vedere che nella vita non basta impegnarsi, perché quella è una favoletta per quando si è piccoli. Il mondo reale è reale. Se fai una cosa che alla gente piace, che la gente le soddisfa, giocherà e tu avrai successo e tutto quello che vuoi. Se fai qualcosa che fa cagare, anche se ti sei impegnato per 10 anni, giusto per ricordarci qualcuno, non gliene frega niente a nessuno. Ed è giusto così, perché nessuno è qui per farci un favore. E quindi non ci dobbiamo aspettare nulla e non dobbiamo pretendere nulla, dobbiamo solo continuare ad imparare e trovare pian piano la quadra. Spero vi sia piaciuto, vi leggo nei commenti, sono curioso, e mi raccomando, andate a giocare al gioco, che ci date un sacco una mano. Ecco, voi potete cercare di darci un pochino una mano per l'impegno che ci avete visto mettere dentro questo progetto, ma anche lì non siete obbligati e non lo pretendiamo. Se lo fate, grazie mille, altrimenti va bene così e continuiamo a studiare e a cercare metodi. Mi fermo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!